Benissimo, siamo live. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questo evento di oggi. E oggi abbiamo sicuramente un tavolo, insomma, direi abbastanza affollato, abbiamo diverse persone, quindi partiamo subito con un giro di presentazioni. Parto io. Io sono Mariangela Pretelli, magari con qualcuno ci saremo già incontrati. Sono Cloud Strategy Consultant in Cabit. Lascio i miei colleghi presentarsi direttamente da soli, così partiamo subito, ecco. Ciao, buongiorno, Stefano Baldi, Vice President Trading Cabit. Salve a tutti, buongiorno, Andrea Foresi, Project Manager e Senior Developer per Enter, per Iperius Backup. Buongiorno a tutti, sono Veronica della team Iperus e sono front-end e back-end della team Iperus. Benissimo, oggi siamo qua chiaramente per affrontare il tema, come tutti saprete, dei costi nel cloud. Siamo appunto qui con Enter della suite appunto Iperius per vedere anche l'integrazione. Infatti gli argomenti sono molteplici. Ora vediamo velocemente l'agenda così sappiamo insomma tutto quello che ci aspetta. Io vi farò una breve presentazione, insomma, di qualche minuto. Del mondo appunto Cabit, del cloud geodistribuito Cabit. Dopodiché Andrea farà una presentazione appunto di Enter e appunto più in generale della suite Iperius. Poi con Veronica vedremo la live demo sull'integrazione appunto Cabit e Iperius e poi infine con Stefano appunto un approfondimento sui costi del cloud. Vi ricordo chiaramente come in tutte le nostre i nostri momenti, no, di Meetup ci sarà chiaramente un Q&A finale. In qualunque momento potete scrivere i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità, i vostri dubbi in chat, li vedremo tutti insieme alla fine, quindi non esitate chiaramente a scrivere insomma tutto quello che vi viene in mente. Perfetto, direi partiamo subito allora con la presentazione appunto di Cabit, il cloud geodistribuito. Iniziamo magari dandovi, no, qualche info numerica appunto sulla nostra azienda. Ecco, Cabit è una realtà italiana, nasciamo a Bologna nel 2016 come startup innovativa, ma ad oggi possiamo essere considerati a tutti gli effetti una PMI. Contiamo infatti più di 75 collaboratori. Siamo annoverati tra le top 30 startup deep tech appunto in Europa e abbiamo più di 350 clienti a questo punto sul perimetro italiano tra enterprise, appunto piccole e medie imprese piuttosto che partner. Nella prossima slide abbiamo messo giusto qualche reference appunto su alcuni casi di successo, come ad esempio vedrete nella difesa Leonardo, sicuramente da ricordare, piuttosto che nell'alimentare Galbusera, Amadori, Granarolo, ancora nella pubblica amministrazione appunto la provincia di Modena, ancora l'ASL di Cuneo. Infatti i casi d'uso appunto possono veramente andare incontro alle esigenze di tantissime realtà differenti, dalle grandi chiaramente alle piccole, dalle realtà pubbliche alle realtà private. Benissimo, quindi quello che vi vorrei dare proprio in questi, no, qualche minuto di presentazione appunto di Cabit è vedere un pochino le due facce, no, della medaglia. Quindi da un lato un servizio di fatto tradizionale, dall'altro chiaramente il valore aggiunto competitivo appunto portato dalla tecnologia Cabit. Quindi partiamo dal primo lato. Cabit cosa offre? Offre un servizio di object storage S3 compatibile. Quindi quando si conoscono, no, servizi similari, di fatto il più classico è sicuramente AWS, no? S3 molto conosciuto da tutti. Ecco che allora a livello di funzionalità perlomeno si conosce anche Cabit. Quindi chiaramente una volta, no, collegato, integrato appunto con i vari client che vedete qua sotto, che sono veramente soltanto una frazione poi del mondo S3 compatibile, si potrà andare a fare chiaramente tutto quello che è legato appunto al mondo delle API S3, quindi l'object locking in ottica di immutabilità del dato, il versionamento, le policy YAML per la gestione degli accessi a file e cartelle. E quindi di nuovo i casi d'uso sono tutti quelli legati chiaramente allo storage S3 appunto. Sicuramente il più classico, è quello diciamo, per il quale ad oggi i nostri clienti ci scelgono maggiormente, è quello del backup e disaster recovery, quindi in un'ottica diciamo di completamento della famosa 321, ma è tanto altro vero insomma che i casi d'uso sono veramente molteplici, vanno quindi dall'archiviazione attiva, management dei log, l'invio dei contenuti, insomma e tanti altri ancora.
Veniamo invece ora appunto alla parte di innovazione che è legata alla infrastruttura di Cabit. Infatti per coloro appunto che non lo sapessero, Cabit non dispone, non ha proprietà di data center centralizzati in Italia, ma cosa ha fatto? Appunto ha creato una rete geodistribuita che comunica in peer-to-peer sempre sul perimetro italiano. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo localizzato tanti nodi virtuali su data center nostri partner, Aruba, WIT, i maggiori ovviamente a livello italiano che già conoscete, così da creare una rete estremamente distribuita e soprattutto estremamente resiliente. Infatti, come vedete qua sotto nella slide, cosa succede nel momento in cui i dati arrivano su Cabit? Vengono prima di tutto cifrati, dopodiché frammentati, ridondati e poi appunto distribuiti su tutti questi nodi a perimetro italiano. Quindi se da un lato offriamo di fatto lo stesso identico servizio, no? che altri offrono, dall'altro ovviamente riusciamo ad aggiungere una serie di vantaggi competitivi ulteriori che ora vediamo velocemente insieme, ma di nuovo vi ricordo per qualunque cosa poi approfondiamo tramite le vostre domande nel Q&A. Il primo punto è sicuramente un punto di sovranità digitale. Quindi come vi dicevo tutto avviene sul perimetro italiano e quindi chiaramente di conseguenza abbiamo preso anche tutte le varie certificazioni, no? del caso, dalle ISO 27001 e 9001, chiaramente siamo GDPR compliant e poi anche certificati MEPA e ACN ovviamente per lavorare con la pubblica amministrazione. C'è un tema che già citavo appunto di iperresilienza, riusciamo ad aggiungere infatti potenzialmente anche 15.9 che è la massima durabilità fondamentalmente disponibile sul mercato. Un tema di riduzione dei costi, quindi rispetto agli hyperscaler, di nuovo AWS piuttosto che Azure o similari, stimiamo di raggiungere un taglio del costo che può arrivare anche fino all'80%, per varie ragioni, prima fra tutte il modo in cui proponiamo il nostro servizio, quindi il famoso costo unitario, quindi il costo al terabyte, nel caso di Cabit è un costo che include già tutto, quindi include tutte quelle variabili che solitamente vengono conteggiate a parte, no? che rendono anche di difficile previsione fondamentalmente il costo alla fine del mese. Quindi ad esempio il costo di egress, quindi il costo per il download, è già incluso. È inclusa ovviamente la ridondanza, no? questa è la caratteristica intrinseca appunto della nostra tecnologia, quindi Cabit offre già by design la stessa resilienza che si otterrebbe su un servizio similare facendo almeno 3 copie di fatto di quel dato, ovviamente poi andando a moltiplicare per 3 il costo. Piuttosto che il supporto tecnico in italiano, quindi per qualunque cosa ci siamo sempre appunto disponibili. Sostenibilità, quindi grazie a questa infrastruttura distribuita si risparmia energia e quindi oltre che tagliare i costi si tagliano un po' ovviamente anche le emissioni di CO2. E dopodiché ovviamente per rimarcare il punto comunque base che avrete già capito è la sicurezza, no? impareggiabile, quindi privacy by design, di nuovo crittografia AS256, abbiamo detto tutte le varie certificazioni e di nuovo chiaramente le varie API S3, quindi object locking e versioning che aiutano a creare e a rendere il vostro dato immutabile, quindi a proteggerlo ovviamente da insomma, eventuali attacchi. Ecco, detto questo, io non indugio oltre, vi ricordo chiaramente come al solito che tramite questo QR code che poi vi riproporremo ovviamente anche alla fine del webinar e potrete ovviamente prenotare una chiacchierata di approfondimento con noi per capire ovviamente il vostro caso specifico. Vi ricordo nuovamente di scrivere tutte le domande che vi vengono in mente appunto in chat. Vi ringrazio per l'ascolto, a questo punto direi che lascio la parola ad Andrea. Grazie mille. Grazie Mariangela, buongiorno a tutti. Mi ripresento brevemente, sono Andrea Foresi, Project Manager e Developer per Enter Software e nello specifico per i prodotti della suite Hyperius. Vi do 2 cenni brevi per quanto riguarda l'azienda. Enter Software è una software house italiana che nasce nelle Marche, vicino San Benedetto del Tronto, nel 1997, quindi è un'azienda che ha già più di 25 anni di storia nell'ambito IT, creando programmi sia dal punto di vista gestionale, che poi è diciamo, l'ambito con cui l'azienda nasce, per poi diciamo, gettarsi anche in quella che è la realtà delle utility di sistema per Windows e non solo, quindi anche poi la gestione di portali web, e-commerce, e tutte le attività di marketing e SEO per le aziende. Nello specifico parleremo oggi della suite Hyperius e quindi della Utilities. Hyperius nasce circa nel biennio 2012-2013, poi 2013 è l'anno del rilascio ufficiale, diciamo, seguito poi dagli altri 2 elementi della suite che sono Hyperius Remote e Hyperius Console.
brevemente vi do anche due cenni, perché sono numeri che mi piace dare, perché sono oggetto, diciamo, di nostra soddisfazione, anche indice di soddisfazione dei nostri clienti. Hyperius è distribuito in più di 170 nazioni, con più di 20.000 partner ufficiali, e conta più di 100.000 licenze paid, quindi installate, quindi escludendo poi quelle che sono tutti gli utilizzi free. Hyperius Remote è il nostro software di controllo remoto, invece, disponibile per Windows, Mac, mobile, quindi sia iOS che Android, con tecnologia bidirezionale in questo caso, quindi permettendo di controllare dall'uno all'altro e viceversa, e chiaramente anche verso sistemi desktop. La console è poi invece un elemento di raccordo che permette di monitorare tutti i vari backup e consente un po' di IT monitoring. Sempre più nello specifico parleremo oggi di Hyperius Backup, che poi è il nostro software che si interfaccia con lo storage S3 Qubit. Hyperius Backup è un software per Windows, supporta sia macchine di tipo PC che anche server, e permette di creare backup sia di macchine virtuali che semplici backup di file e cartelle, ma anche backup di database verso un numero di destinazioni che contano sia quelle classiche, quindi percorsi fisici e di rete, ma anche e soprattutto appunto cloud di diversi tipi. Quindi queste sono tutte le varie soluzioni di backup che abbiamo: la clonazione del disco, chiaramente utilissima in caso di disaster recovery, destinazioni quindi sia cloud che FTP, database SQL, macchine virtuali di tipo sia Hyper-V che SXE e tutta la suite Microsoft 365, che poi vedremo più nello specifico. Uno dei punti su cui voglio, diciamo, voglio parlarvi meglio oggi, e diciamo su cui verte poi anche il nostro webinar, è proprio quello del modello di licensing che offriamo riguardo quindi a quella che è la gestione dei costi. Hyperius offre un modello di licensing di tipo flat, quindi con licenza perpetua e che va installata su una singola macchina. Qui trovate poi tutte quelle che sono le nostre licenze, partendo dalla Basic, che è quella che offre un semplice backup di file e cartelle, e il Drive Image, chiaramente, andando poi verso la Full, che include tutte le funzionalità. Chiaramente ci sono anche delle licenze per usi specifici nel mezzo, quindi come la licenza Advanced DB, per chi necessita di un backup dei vari database. Noi siamo compatibili con SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle. La licenza 365, quindi con backup e restore di illimitati account 365, e quindi che va a consentire il backup di tutti quelli che sono i prodotti della suite 365, da OneDrive, Exchange Online, SharePoint e Teams. E la licenza Advanced VM, che consente il backup di macchine virtuali sia di tipo VMware SXE, sia backup e restore di macchine virtuali Hyper-V. Poi, chiaramente, in ultimo, come vi già dicevo poco fa, la licenza Full, che invece per chi necessita di più funzionalità insieme. E questa licenza le racchiude un po' tutte. Come vi dicevo, la licenza è perpetua, quindi non ci sono poi canoni annuali di abbonamento che, diciamo, vi ricorreranno durante l'anno, ecco, ma va pagata soltanto una volta e attivata sulla macchina. Il modello di licensing flat si applica anche appunto a tutte quelle che sono poi le sottolicenze. Quindi, come vi accennavo poco fa, ci sono illimitati account che si possono backuppare per quanto riguarda Exchange, OneDrive, Teams e SharePoint. Quindi poi non ci sono, come altri nostri concorrenti, dei sovrapprezzi o dei canoni appunto che vanno a crescere all'aumentare del numero di account di cui si vuole fare il backup, ma appunto gli account sono illimitati, e questo è un nostro grande punto di forza. Come potete vedere, poi quindi è possibile eseguire questi backup verso qualsiasi destinazione, appunto cloud, S3, Qubit chiaramente, ma anche NAS, FTP, Google Drive, eccetera. È possibile eseguire il restore automatico e granulare poi di tutti questi backup, quindi siano essi Exchange, OneDrive, eccetera, e è possibile anche un backup di tipo incrementale e differenziale per queste offerte di backup. Stesso ragionamento è applicato poi a quella che è la licenza per macchine virtuali. Anche in questo caso ci differenziamo un po' dai nostri concorrenti che, come vi dicevo, vanno ad applicare un canone o comunque sia un prezzo che deriva da quella che è la quantità di VM che si vuole backuppare. Noi
noi diciamo ci opponiamo in questo senso offrendo il backup di illimitate macchine virtuali e di illimitati host. Quindi con Imperius Backup è possibile connettersi ad host Hyper-V SXE sia locali che remoti, sempre all'interno della stessa rete chiaramente, ed è possibile effettuare il backup di illimitate VM. Quindi anche in questo caso sia incrementale e differenziale verso qualsiasi destinazione. E nel caso di SXE, ma anche di Hyper-V, c'è un supporto poi a quelli che sono le macchine virtuali organizzate in cluster, e nello specifico caso di SXE è anche possibile effettuare una replica host to host della VM. Ultimo, il nostro piano di supporto che è free. Nella revisione generale della problematica, abbiamo un database per quanto riguarda tutta la knowledge base, quindi con varie soluzioni, tutorial, articoli di cui i nostri clienti possono fruire gratuitamente. C'è una comunicazione via mail che anche in questo caso è gratuita, e anche gli aggiornamenti, cosa non di poco conto, sono gratuiti. Anche in questo caso ci differenziamo un po' da quella che è la concorrenza, che magari offre sì un prodotto come noi, quindi a licenza perpetua, o magari a canone, ma andando a creare un blocco su quello che sono poi gli aggiornamenti, facendoli poi pagare con un ulteriore canone o un ulteriore, diciamo, prezzo aggiuntivo. Nel nostro caso invece è tutto incluso. La cosa che invece si può aggiungere a quello che è il piano di supporto free è l'assistenza prioritaria, e in questo caso è disponibile appunto un team dedicato per la problematica, un supporto email prioritario chiaramente, degli aggiornamenti prioritari o diciamo delle piccole implementazioni ad hoc, chiaramente il supporto telefonico, anche in questo caso, come per Cabit, ci tengo a dirlo, in italiano o in inglese, l'accesso remoto, possiamo collegarci per effettuare supporto e risolvere magari quelle che sono delle problematiche di configurazione nella macchina, diciamo, dei nostri clienti, o piuttosto dei piccoli problemi, insomma, risolvibili con dei fix veloci. E un piccolo cenno a quelli che poi sono i nostri vantaggi per tutti i nostri rivenditori è quello della scontistica, che non riguarda soltanto il piano di licenze, perché prevediamo un piano di licenze che ecco, va con uno sconto che va all'aumentare delle licenze che si acquista durante l'anno. Quindi questo è un grande vantaggio per chi acquista il nostro software per poi rivenderlo al suo parco clienti. Ma questa scontistica riguarda anche il piano di supporto, che diciamo va ad avere un aumento permanente dello sconto man mano che, insomma, ma dato che man mano che si acquista, insomma, il piano di supporto a pagamento. Quindi questo è molto importante, perché noi, diciamo, favoriamo chi va, diciamo, a rivendere il nostro software, e quindi chi si trova bene con noi, ha piacere di rivendere il proprio software, lo adotta come soluzione per tutto il parco clienti. Quindi ci sono questa serie di vantaggi, ecco. Concludo facendovi un cenno su tutta quella che è la nostra parte cloud, e della quale poi vi parlerà la mia collega Veronica, in qualità di developer per Imperius Backup e Microsoft Specialist in questo caso. Concludo dicendovi che quindi Perios supporta il backup su diversi tipi di cloud, quindi passando da Google Drive, Amazon S3, Azure Storage, OneDrive, non solo, ma anche i classici backup FTPS e SFTP, e chiaramente supporta pienamente, posso dire, il backup verso lo storage Cabit, in qualità, diciamo, di storage S3, con cui quindi abbiamo una piena compatibilità. Quindi direi che posso passare la palla alla mia collega Veronica, che ora vi illustrerà nello specifico anche i nostri prodotti della suite 365, in qualità di specialist, e diciamo vi farà assistere anche una demo di un backup OneDrive verso uno storage Cabit. A te la parola, Veronica. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, sono Veronica, come già detto in mia presenza sono una sviluppatrice della team Hyperius e inizio col dirvi che con Hyperius Backup è possibile configurare backup e restore di account illimitati di OneDrive for Business, caselle di posta illimitate di Exchange 365, siti illimitati di SharePoint e utenti e canali illimitati di Teams. Durante la configurazione dell'account per accedere a questi servizi, verrà creata un'applicazione sul portale Azure dotata di certificato e permessi. Ciò
Ciò permetterà di effettuare una modern authentication, quindi non ci sarà il bisogno dell'inserimento di un'email e di una password da parte dell'utente ad ogni avvio di un backup oppure di un restore, salvo casi specifici. Oggi ci concentreremo sui due primi servizi che vi ho nominato, ovvero OneDrive for Business e Exchange 365. Il backup e il restore di OneDrive for Business comprende tutto il contenuto degli spazi cloud degli utenti. Viene processato un account alla volta e più processi si occupano del download oppure dell'upload dei file. È possibile non solo specificare filtri ed esclusioni, ma anche scegliere una tra le quattro tipi di backup differenti: full, aggiornamento della full, incrementale e differenziale. Per quanto riguarda il restore, invece, è possibile scegliere se ripristinare una singola copia oppure ricostruire la full. Per quanto riguarda Exchange 365, è possibile configurare il backup e restore di caselle di posta dell'utente, caselle di posta condivise e caselle di posta di gruppo. Gli elementi che vengono considerati sono le mail, i task, i contatti e gli eventi del calendario. Tutti questi elementi possono essere salvati in singoli file oppure in un file PST per mantenere la compatibilità con Outlook. Attualmente la modalità di backup è solamente full, ma entro la fine dell'estate saranno disponibili anche gli altri tipi le altre modalità di backup. Per tutti questi backup Microsoft 365 è possibile configurare vari tipi di destinazione, tra cui PC locale, NAS oppure cloud. Ed è qui che entra in gioco la compatibilità con Qubit. Adesso vedremo la demo in cui configureremo un backup da Microsoft 365 a Qubit utilizzando Hyperos Backup. Ok, dovreste vedere il mio schermo. Allora, partendo dalla home di Hyperos Backup, clicchiamo su Crea nuova operazione di backup, Microsoft 365 quindi, selezioniamo la nostra sorgente Microsoft, per esempio OneDrive. Dunque, allora, nel primo step ci viene chiesto di aggiungere o selezionare un account Microsoft. Vi faccio semplicemente vedere com'è configurato questo account, ma non andremo a registrare una nuova applicazione sul portale Azure, perché è un'operazione che richiede del tempo. I pochi dati che vengono richiesti sono semplicemente un nome per questo account, che è quello che compare nella lista degli account, l'email dell'amministratore dell'organizzazione, un nome per la nostra applicazione Azure, poi potremmo decidere se delegare la creazione di un certificato a Hyperos Backup oppure inserire uno già esistente nella nostra macchina. Nel prossimo step, che non vi faccio vedere se no partono una serie di cose, appariranno un URL e un codice chiamato device code. Non dovremo far altro che copiare questo device code e incollarlo nell'unico campo di testo che troveremo in quell'URL. A quel punto dovremo autenticarci con l'email dell'amministratore e Hyperos Backup penserà a tutto il resto. Una volta configurato correttamente questo account, potremo procedere su Connetti. Adesso praticamente Hyperos Backup sta listando tutti gli account presenti nell'organizzazione che hanno un account OneDrive for Business e il cui accesso non ha dato problemi. Bene, adesso l'utente andrà a selezionare gli account di suo interesse e possiamo proseguire. Allora, qui, come vi dicevo prima, è possibile configurare fino a quattro tipi di backup differenti, possiamo aggiungere il numero delle copie e ci viene chiesta la prima destinazione, che può essere PC locale oppure rete. Per semplicità io selezionerò una su PC locale. Okay. Qui, come detto prima, potremmo specificare filtri e esclusioni, ma per il momento non ci interessa. E salviamo la nostra sorgente.
Ora, per aggiungere la destinazione Qubit, Qubit è un cloud, quindi basta cliccare sulla nuvoletta, aggiungiamo o selezioniamo l'account di Qubit. Ovviamente l'account di Qubit va configurato con i dati che ci ha fornito Qubit, e ovviamente qui bisogna specificare S3 perché Qubit è un S3. Ok. Qui possiamo anche specificare il bucket che vogliamo utilizzare. Ovviamente se questo bucket è inesistente verrà creato. E eventualmente un sottopercorso, che ovviamente anche questo verrà creato. Anche qui abbiamo la scelta del tipo del backup e il numero delle copie. E qui avete altre opzioni come la compressione zip, eccetera. Ok, Hyperos Backup ovviamente permette di configurare anche una pianificazione e è possibile scegliere tra 1000 opzioni. Ovviamente dovremmo dare un nome a questo backup, e si fa nell'ultimo step. E abbiamo terminato la configurazione del backup. Adesso non ci resta che avviarlo, tasto destro, esegui il backup. Sì. Ok, spero di essere stata abbastanza chiara e spero che tutti i passaggi che ho fatto siano abbastanza chiari, anche perché Hyperos Backup vanta di un'interfaccia abbastanza user friendly, quindi sono molto intuitivi i passaggi che bisogna fare, è proprio il programma che ti guida. Bene, perfetto. Il backup è avviato con successo, quello che vediamo. Vogliamo, ok. Ok, adesso vi mostro anche che sta effettivamente trasmettendo i dati sul campo. E ha creato correttamente il bucket. Perfetto. Eccoli. E sta. Perfetto. Oh, di oggi sta perché sono dando i file. Nel live, okay, la mia demo è conclusa, il backup è stato completato con successo e interrompo la condivisione schermo, ok? Ok, se poi magari dopo ci vuoi far vedere quando finisce, insomma, sostanzialmente in modo da capire anche. Ha finito? Ah, ha finito. Il backup è completato con successo. Ah, fantastico, scusate. Okay. Bene. Quello che ci ha fatto vedere Veronica è, secondo me, uno dei modi più semplici di tutelare i propri dati e tutelarsi da eventuali problemi. Io sono qui per stimolare la discussione fra di noi, diciamo, su quello che sono i rischi del non applicare invece queste strategie, anche per valutare quanto alla fine poco costino queste strategie rispetto a quelle che sono le conseguenze che portano, no? Velocemente vi riassumo quali sono i rischi che tutti i giorni affrontiamo. Sono quelli principalmente legati alla perdita di dati. Ora voi in queste slide vedete un titolo che è gestione del rischio e poi un sottotitolo che corrisponde ad una delle buone pratiche del NIS2, no? In questo caso identificare, valutare e mitigare i rischi informatici. Non le commenterò perché altrimenti allunghiamo troppo, diciamo, questa discussione. Però fateci caso ogni tanto che ad ognuna di questi problemi o pratiche che andiamo a discutere corrispondono poi dei dettami che presto ad ottobre diventeranno per tutti un obbligo, no? Perché il NIS2 appunto ci obbligherà ad adattare la nostra strategia di difesa, la nostra cyber security a determinate buone pratiche. Quindi, per riassumere, il rischio più comune è quello della perdita di dati. Spesso pensiamo all'hacker, no? Quello che prende, ci entra nei sistemi e ci tira fuori dai sistemi dei segreti industriali. Quindi uno dei primi rischi che valuteremo è quello che vengano divulgati i nostri dati aziendali, che vengano divulgati i nostri segreti industriali, il danno d'immagine che consegue dall'aver perso questa informazione.
Questo tipo di attacco, quando è volontario, è estremamente difficile da identificare, anche perché l'hacker è un professionista estremamente preparato e riesce molto bene, anzi, a nascondere le proprie tracce. Anche questo rischio, benché grande dal punto di vista delle conseguenze, è piuttosto raro. Cioè, l'attacco mirato fatto sulla mia azienda è abbastanza difficile. È molto più comune che io perda dati per il semplice fatto che li cancello per sbaglio, per il semplice fatto che smarrisco il dispositivo, la chiavetta USB, il disco, il device portatile su cui li ho appoggiati. E quindi in quel caso li espongo anche a un rischio di che qualcuno li legga, soprattutto se non ho cifrato il device. Banalmente la rottura del supporto, non sono rischi che non metto in conto, ma che portano a una perdita di dati, almeno che appunto non applichi strategie di backup, eccetera. E queste strategie sono, queste valutazioni di rischio sono abbastanza banali. Le misure di sicurezza a cui si comincia a pensare generalmente sono strategie attive. Ci mettiamo ad esempio un firewall per evitare che qualcuno entri nei nostri sistemi. E facciamo in modo che siano scritti in maniera crittografata, così che anche se entra nei nostri sistemi poi non riesca a leggere i dati che gli interessano. E poi, vabbè, possiamo metterci al sicuro, con quello che si diceva prima, sul dato involontario, cercando di limitare i dispositivi mobili, cercando di definire un'ottima strategia di accesso ai dati in modo che nessuno li cancelli per sbaglio. Tutto questo deve essere apportato poi a una strategia di monitoraggio, cioè quando io ho l'accesso ai miei dati, devo essere capace di dire chi ha acceduto a cosa in un determinato time frame. Questo perché da una parte mi tutela nel caso in cui arrivi l'hacker, così lo identifico e so contribuire con chi poi indagherà chi e cosa ha rubato. Nell'altro caso anche per che mi tutela dalla potenziale multa. Sostanzialmente, se io non applico questa buona pratica, poi sarò multato già oggi con GDPR, ma ancora peggio con NIS2, nel momento in cui qualcuno va accede a dei dati, io non sono neanche in grado di stabilire a cosa ha ceduto e quando, no? Quello è negligenza da parte nostra. Un altro aspetto di difesa diretta è quella della formazione della consapevolezza. Questa è forse la prima linea di difesa importante, cioè sapere rendere sempre più coscienti i nostri dipendenti e in generale chi lavora con noi che l'accesso al dato, che la sua cifratura, che il tenerlo in determinati device, che il non cliccare sul link di phishing come in questo esempio, sono atteggiamenti che vanno assolutamente eseguiti in maniera consapevole. Ecco, non possiamo lasciarli più al caso, anche perché ultimamente stanno emergendo nuove tecniche di phishing, tecniche che si basano sull'intelligenza artificiale, che diventano particolarmente insidiose, perché non è più la solita mail che assomiglia a quella di Poste o a quella di Banca Intesa, per cui io clicco e poi rivelo nel link successivo la mia password o peggio becco un ransomware. In questo caso gli intelligenti artificiali fanno una mail estremamente settata su di me che riporta riferimenti personali a quelle che sono le mie attività, i miei gusti, la mia cerca di conoscenze, per cui riescono a convincermi in maniera molto più astuta a cliccare su quel link malevolo. A tutto questo si unisce poi tutta una serie di processi molto simili a quello dell'ISO 9000, che è banalmente più conosciuto, per cui faremo valutazioni periodiche della nostra strategia di sicurezza. Utilizzeremo fornitori che sono al nostro livello, quindi che applicano lo stesso nostro livello di cyber security, e soprattutto introdurremo quella che è la governance della sicurezza. Il NIS2 lo fa, cioè dice esattamente che non c'è più una sola figura deputata alla responsabilità della privacy del dato come la GDPR, ma ci deve essere tutta una serie di processi e di figure chiave dell'azienda, a cominciare dal datore di lavoro, che sono responsabili dei processi che portano alla difesa del dato. Tutto questo excursus soltanto per dire che le buone pratiche stanno diventando lo standard, diventeranno presto lo standard di sicurezza.
e per quanto per ora siano degli obblighi, per noi devono diventare anche un modo per trarne un beneficio. Se vogliamo ad esempio parlare del rischio più comune di perdita di dati, ormai è assolutamente noto, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, il ransomware è il rischio più diffuso e lo è perché rispetto a quello che dicevamo prima, quindi rispetto all'essere un attacco fatto non da un hacker, quindi un attacco malevolo, intenzionale, è il più semplice fra questi, cioè non richiede una particolare conoscenza, una particolare know-how, un particolare impegno da parte dell'hacker, lo può benissimo mandare così a caso, sperando che qualcuno poi risponda, qualcuno poi ne cada vittima. E quell'attacco lo conoscete, è un attacco che sostanzialmente cifra i miei dati una volta che io ho cliccato sul link malevolo e li cifra con una chiave che poi non è quella di decifratura e mi dà la seconda chiave per aprire i miei file, quelli che non sono più in grado di leggerli, soltanto se pago il riscatto, no? E per fare questo tipo di attacco, come vi dicevo, non viene richiesto nessuna particolare conoscenza da parte dell'attacker, ma addirittura oggi esistono dei servizi che si chiamano proprio ransomware as a service, dove delle organizzazioni prendono una percentuale di quello che sarà il frutto dell'attacco e ti danno tutto il know-how, tutto quello che serve per portarlo avanti. Dimostrazione di questo, il data ransomware è ormai considerato, queste sono statistiche della Gartner, quindi insomma abbastanza affidabili, si stabilisce che il 75% delle aziende subiranno un attacco nel 2025 e già nel 2022 l'Italia era uno dei paesi più colpiti con il 3,56% di attacchi a livello globale. Detto questo, vorrei riportarvi un esempio di quello che è stata una delle persone che appunto utilizzano una difesa, una strategia di difesa che, tipo quella che abbiamo visto, cioè backup in cloud, quindi backup su Qubit oppure attraverso Hyperius su altri cloud, ma anche su Qubit, quindi dove le nostre tecnologie possono lavorare insieme e comunque la strategia di difesa è comune. Non so se Andrea o Veronica hanno avuto clienti che si sono difesi da questo tipo di attacchi, ma immagino. Sì, sì. Diciamo, possiamo riportare diverse casistiche perché occupandosi l'azienda anche, come dicevo all'inizio, di sviluppo di software gestionali, poi per i nostri clienti del gestionale noi chiaramente offriamo la nostra soluzione di backup, quindi e chiaramente li seguiamo in quella che è, come dicevi anche te poco fa Stefano, quella che è la best practice. Quindi per la configurazione del backup, come deve essere configurato, cosa fare e non fare, chiaramente a volte la best practice non basta, quindi abbiamo avuto qualche vittima di ransomware, diciamo che sono caduti nella classica trappola della mail, come dicevamo prima, ma può succedere, è umano chiaramente. Esatto, come dicevi anche te in questa slide in particolare, il rischio concreto è proprio quello del fermo dell'attività, che chiaramente per chi ha un software gestionale è una perdita non solo di tempo per ripristinare, che chiaramente poi utilizzando una strategia di backup basata su Hyperius e uno storage come può essere Qubit può essere ridotto questo tempo di down, ma chiaramente stare più si sta fermi più si perdono soldi oltre che i dati, perché chiaramente una delle cose che cui vorrei approfondire, no? Perché come stavamo dicendo, una volta che lo abbiamo preso, tutte le aziende ormai hanno un'informatizzazione talmente alta, no? Qui io ho preso un'azienda che produce formaggi, in particolare questa azienda produceva tomini dalle parti del Piemonte. Quando ha preso il ransomware, cosa è successo? Che i sistemi di controllo ambientale si sono fermati, quindi rischiava di perdere e tutte le materie prime, perché producendo nell'alimentare latte e ingredienti si deteriorano. Il fermo dell'attività non era più in grado di portare avanti la produzione, il danno d'immagine in questo caso minoritario, ma comunque sai, alla fine per altre aziende è più fondamentale, no? Perché se custodisco segreti e subisco un ransomware, oppure mi occupo di sanità e subisco un ransomware, non è esattamente non mi dà molta sicurezza. Oltre a questo, la potenziale perdita di segreti industriali, quindi ho da qualche parte una procedura che rende il mio prodotto migliore di altri e questo lo espone alla conoscenza pubblica. Certo. E poi la multa diretta perché violo la privacy magari dei miei clienti o di alcuni miei dipendenti e quindi di fatto riesco
ad avere una multa da parte dell'autorità inquirente, che giustamente mi dice che sono stato negligente su questo. Sì. Bene, vorrei andare veloce verso un esempio di è quello che accade appunto in un'azienda quando arriva un ransomware, no? Perché il primo livello di difesa è l'antivirus o l'antispam in genere, che certo. Cerca di individuare, ma a volte fallisce, però con un'alta percentuale individuo, ma a volte fallisce che il ransomware è appunto arrivato sulla nostra casella di posta. La seconda linea di difesa sono le persone, perché la formazione che dicevamo prima, la mia capacità come dipendente di capire che nonostante il fallimento del filtro antispam, si tratta di un phishing, quindi, o si tratta di un attacco di quel tipo lì, e quindi segnalo quella mail sospetta o quel link sospetto alla mia IT interna in modo che possa verificare. Se certo. Questa linea di difesa fallisce, io faccio il doppio clic e apro un probabilmente la porta all'accesso ai file, e qui interviene il firewall. Il firewall mi dovrebbe impedire di un doppio clic di arrivare a documenti di una certa importanza, dovrebbe far passare soltanto certi protocolli, soltanto persone autorizzate, soltanto in modalità ridolli magari. Se questo non avviene, anche qui abbiamo un problema. Quindi ci sono tanti filtri che un ransomware deve passare per attivarsi, e tutti questi filtri con una probabilità molto 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 bassa, ma non nulla, abbiamo visto che comunque tante aziende ne cadranno vittima nel prossimo anno, possono fallire. E allora, quando fallisce tutto, quando fallisce la difesa attiva, non resta la difesa passiva. E qui interviene Hyperius e qui interviene Qubit. Perché? Perché oggi le buone pratiche del backup ci spiegano che dobbiamo fare applicare il 3-2-1, cioè dobbiamo applicare 3 copie, 2 supporti di tecnologia diversa e una almeno di queste, guarda caso, offsite. Quindi la possibilità di fare backup sì su supporto fisico, ma anche in cloud. Esatto. Quindi prima Veronica aveva fatto vedere S3 per quanto riguarda Qubit, che vuol dire offsite, ma io sono convinto che Hyperius da questo punto di vista possa farlo ovunque, anche su tecnologie sì. Locali, immagino Andrea. Quindi questa copia ci tutela dalla perdita di dati, perché arriverà nella nostra azienda il ransomware, purtroppo se non abbiamo schemi di difesa attiva arriverà anche a contagiare dati che sono preziosi, se è molto avanzato contagerà anche i backup, perché purtroppo sono quelli che sono locali, ma quelli off-site non riuscirà a raggiungerli. E questo esatto. È già un ottimo meccanismo di difesa. E ora interviene quello che diceva Andrea, cioè ok, l'hai messo off-site, sono al sicuro, la tua azienda è devastata, come fai a ripartire velocemente? Perché sono dati che stanno in internet, quindi dati che devo scaricare con una banda, no? Pensate all'azienda che sta in Piemonte, magari chi produce domini sta anche vicino a zone montagnose dove la connessione non è magari ottima, e dover scaricarsi tutti i suoi dati comincia a essere qualcosa che pensiamo è proibitivo. In realtà certo. Si è rivelato non essere tale, perché se io ho un buon piano di recupero di rollback, faccio prima partire i servizi essenziali e intanto ricomincio la produzione. Quindi quelle macchine che sono in grado di attivare controlli ambientali, di far ripartire la mia pipeline, ripartono. Dopodiché farò partire i servizi secondari ancora importanti, la fatturazione, la gestione del magazzino, ok, e via. E poi quelli sempre meno strategici, ma comunque utili a un'azienda, che vanno dal controllo delle presenze a altri tipi di software che tipicamente sono nelle aziende. Sì. Magari ci metto una settimana, però intanto la produzione riparte il giorno 1, la piena produttività riparte a fine settimana, ma ho evitato tutti quei danni che dicevamo prima. Sì, infatti noi tra l'altro, infatti, una delle strategie che suggeriamo spesso è proprio quella di non solo quella il meccanismo del 3-2-1, ma anche quella poi di diversificare i tipi di backup anche nell'arco temporale. Ad esempio, il backup, posso fare l'esempio del gestionale perché ci tocca molto da vicino, come dicevo prima. Per chi ha software gestionale, il backup da eseguire magari a livello giornaliero, se non magari in un arco temporale anche minore, è quello dei database dei software gestionali, chiaramente, che devono essere la prima cosa a tornare online per non rischiare di rimanere fermi o di perdere dati importanti che poi causano chiaramente un disagio enorme all'azienda. E poi nell'arco magari, non so, del mese, ogni
ogni settimana, ogni 2 settimane, quello poi dipende chiaramente anche dalle priorità che ha quell'azienda nello specifico. Noi suggeriamo sempre il backup classico Drive Image, che poi a macchina, come dicevamo prima, devastata, ti consente intanto di ripristinarla a uno stato, diciamo, funzionante per quanto riguarda i servizi base, sistema operativo. Poi sopra ci si rimette il database, velocemente, appunto, con i backup diciamo, più recenti. E poi si può distinguere fra dati vivi e dati un po' meno Esatto. cari, nel senso che le macchine che si occupano del controllo ambientale, eccetera, probabilmente non hanno bisogno di avere la situazione aggiornata al giorno prima, cioè Esatto. si comportano esattamente come un mese prima, ecco, non c'è molta Esatto. differenza. Mentre quelle appunto di fatturazione è bene siano aggiornate il più possibile, così che possa, non debba reinserire, no, tutti i dati a partire dal Tutto cartaceo. esatto. Perché mi sono perso quell'ultima Sì, che parte. poi nel caso del gestionale con fatture, bolle, eccetera, diciamo, ci sono stati, diciamo, abbiamo avuto casi, come dicevo prima, nei quali il ripristino, diciamo, tempestivo con Iperius è stato eccellente e un po', diciamo, ha salvato la situazione a queste aziende che altrimenti si trovavano con impossibilità di continuare a lavorare, perché chiaramente no, non è possibile gestire il magazzino, le quantità, eccetera, quindi. Quindi metterci la testa, cioè parlare con persone che queste procedure le hanno già viste in passato, cioè, aiuta molto a ridurre, no, ulteriormente i tempi di ripartenza, perché comunque Sì, hai già un'esperienza, assolutamente. cioè, sono le Assolutamente, sì. varie. E, vabbè, altre caratteristiche che poi possiamo aggiungere al backup offsite è che può avvantaggiarsi o meno dell'immutabilità, può avvantaggiarsi o meno del versioning. Questo è, aggiunge un ulteriore layer di sicurezza a quelle che possono essere cancellazioni accidentali o anche nel caso in cui si possa arrivare al backup offsite. Però diciamo che sono sempre strategie che vanno discusse e messe sul tavolino in modo da poter capire come muoversi. Una delle Esatto. cose importanti, secondo me, da capire di queste strategie che offriamo per difendersi dai vari tipi di attacchi o dai vari tipi di problemi che possono intercorrere la nostra azienda, perché banalmente un allagamento, no? Che ultimamente in Italia si stanno verificando un po' Sì, ovunque. vero. Comunque sono punti in cui alcune macchine magari vanno perse, e quindi è bene avere il backup per azzerare già i costi elevati di questo tipo di problemi. E se ci pensate bene, i costi poi non sono neanche così elevati. Ora, nel caso di Cabit abbiamo il grande vantaggio di poter offrire soluzioni facilmente budgettabili, perché se voi guardate la nostra concorrenza, se guardate i nostri competitor, vedrete che hanno listini estremamente complessi e diventa molto difficile stabilire quanto spendo per tutelare i miei dati. Perché non soltanto avrò un prezzo di stoccaggio, quindi pagherò per ogni terabyte occupato una certa quantità di euro, ma pagherò anche se faccio molte interrogazioni, se faccio molto listing, se controllo se il file esiste, se faccio addirittura quando scarico dati, se impegno molta banda in download e in upload. Quindi è ben difficile stabilire di quali cose avrò effettivamente bisogno e soprattutto sarà per me un costo non predicibile, quindi sarà difficile da gestire. Esatto. Backup, questa in mancanza di previsione si riduce a zero, perché appunto si va a una formula molto semplice: euro per terabyte per mese. E io vi direi che più o meno abbiamo concluso. Sono andato un po' di corsa perché sono vicino alla fine del tempo. Vi lascio la parola e magari ci sono delle domande a cui vogliamo rispondere. Esatto, direi che sicuramente è stato veramente tutto molto interessante, grazie a tutti per gli interventi e dalle domande direi che sicuramente abbiamo interessato anche i nostri ospiti. E io ricordo giusto al volo il prossimo evento dei Cabit Meetup, che sarà un webinar appunto il prossimo 18 luglio insieme all'azienda IT Next sul appunto sempre protezione appunto da ransomware 24. Grazie a Cabit.
Niente, direi che procederei direttamente a questo punto con le domande, visto che ne abbiamo diverse e almeno non andiamo troppo fuori tempo. Ecco, qua sempre il nostro solito QR code comunque per poter approfondire direttamente in una chiacchierata con noi appunto le vostre necessità specifiche. Benissimo, allora io partirei dalla prima, chiedo a Marco forse nelle quinte di, ecco, benissimo. Allora forse Andrea magari lascio a te direttamente queste le domande dirette direttamente a voi. Sì, sono utente molto soddisfatto di presentare il backup e danni, ho visto le evoluzioni per il backup. Sì, più che una domanda, sembra un complimento, quindi ringraziamo. No, eccola. La domanda era subito. Continua dopo. Sì. Ah, eccola. Allora, avete il roadmap, il supporto per Proxmox? Beh, l'ho già risposto io, avevo visto il messaggio che rispondevamo alla fine. Esatto, beh, un po' ci ha scoperto, nel senso che sì, è in previsione perché è un provider, diciamo, di virtualizzazione che sta andando molto molto forte, complice anche poi il fatto che VMware ha terminato il supporto a quella che è la versione free di SXE, quindi chiaro che facendo così sta rafforzando un po' quelli che sono i concorrenti free. Proxmox è un ottimo sistema di virtualizzazione, quindi la risposta è sì, è in previsione, in roadmap. Quindi sul nostro sito poi potrete trovare tutte le novità, poi i vari aggiornamenti che eventualmente lo conterranno, però ci stiamo lavorando, ecco. Benissimo. Io se per te va bene, Veronica, anche se già hai risposto, magari risponderei anche qui a voce, così siamo sicuri che la risposta arriva tutti. Benissimo. Sì, sì, certo. Sì, praticamente grazie all'applicazione Azure che verrà creata, è possibile fare il backup sia di tutte quante di tutti i tenant presenti nell'organizzazione, ecco. Quindi c'è un supporto multi-tenant, ecco, non mi veniva. Benissimo. Poi Giorgio Gastaldo, esatto, chiede se conviene utilizzare i meccanismi di object locking o versioning di Qubit o demandare la gestione direttamente al software Hyperius. Allora, con Hyperius ne abbiamo un po' parlato. In questo momento, Andrea, ricordami, l'object lock. Sì, è una funzionalità che stiamo aggiungendo e dovrebbe essere rilasciata nei prossimi aggiornamenti. Quindi poi è possibile, diciamo, flaggare l'opzione direttamente nel software, esatto. Quindi direi che nell'immediato conviene aspettare che esca questa funzionalità e poi delegare a Hyperius la gestione dell'object lock, perché tanto è standard S3, quindi esatto. Hyperius sa esattamente quali file mantenere e quali andare a cancellare, ovviamente dopo che è scaduto il lock. Certo. Benissimo. Direi che questo risponde dato anche alla domanda di Lucio sui backup inalterabili. Benissimo. Per quanto riguarda licenze e costi, la domanda di Vincenzo, esatto, ne abbiamo brevemente parlato prima. Per approfondimenti magari ti propongo, Vincenzo, appunto di prenotare una chiacchierata con noi così da studiare meglio insieme il tuo caso specifico. Dopodiché Paolo chiede se la licenza perpetua attiva su un PC server può essere ritardata o trasferita per essere utilizzata su un'altra macchina. Sì, assolutamente sì, ci può richiedere il cambio semplicemente aprendo un ticket a noi che poi provvediamo a rinnovare la licenza per l'altra macchina, diciamo. Benissimo. E poi anche l'ultima domanda sempre di Giorgio, se è possibile effettuare un image backup incrementale su S3 tramite Hyperius. Allora, questa è una bella domanda, perché stiamo lavorando, esatto, proprio al drive image diretto su S3 senza passare in locale. Allo stato attuale è possibile fare un drive image incrementale, ma c'è il passaggio in locale e poi il file verrà uploadato su destinazione aggiuntiva. Però anche questo è in fase di sviluppo per un backup diretto, diciamo. Benissimo. Se dovessero esserci altre domande, vi invito comunque a scriverle qua in chat. Intanto vedo che Marco, appunto il nostro collega che ha organizzato il tutto da dietro le quinte, vi ha lasciato un po' di informazioni, quindi di nuovo il link per l'approfondimento piuttosto appunto che maggiori integrazioni, no, sull'integrazione Hyperius Backup e Qubit. Un'altra domanda di Giordano, anche Davide, quindi le vediamo subito. Giordano Cattaneo chiede: quali sono i vantaggi in termini di costi di fare backup con Qubit con Hyperius?
Beh, una di quelle che abbiamo detto è quella della budgettabilità, e qui è ovvio. Poi ci sono altre caratteristiche che lascio descrivere a Iperius, che magari cercherà, immagino, strategie. Abbiamo visto lo zip mentre Veronica ce lo faceva vedere, no? Quindi attraverso strategie di compressione di questo tipo di ridurre anche la quantità di Esatto. terabyte e quindi anche il consumo. Necessario. Esatto. Più la strategia tramite backup incrementali o differenziali, chiaramente che va a diminuire quella che è la quantità di dati che vengono uploadati. Poi, questo diciamo per ridurre il costo lato cloud, che con voi, come dicevamo, è budgettabilissimo a differenza della concorrenza. Nel nostro caso è tutto budgettabile perché la licenza è perpetua, quindi si ha un costo una tantum e poi, come dicevamo, si può anche trasferire la licenza qualora, non so, il PC si rompa piuttosto che, non so, si vuole cambiare macchina, magari si vuole trasferire quella licenza a un altro cliente, eccetera. Quindi da questo punto di vista, diciamo, è un grande vantaggio avere un costo una tantum. Assolutamente sì. Io direi che vediamo l'ultima domanda al volo di Davide Mantelli, così siamo perfetti sui tempi. Quindi abbiamo discusso del rischio che un ransomware possa compromettere anche i backup, o peggio ancora che potremmo avere involontariamente backupato un set di dati compromesso. Secondo la vostra esperienza, qual è la durata media consigliata per mantenere un backup completo dei dati? Sto cercando di stimare lo spazio e i costi necessari per il backup. Grazie. Ok, allora sulla prima domanda, sì, il rischio c'è sempre, non è mai un rischio zero quello che venga a compromessi i backup, per questo esiste l'immutabilità, perché a Sì. quel punto non potranno mai essere compromessi. Una volta resi immutabili, anche se raggiunti offsite, già qui è un se abbastanza grande, ma come abbiamo visto poi tutti i se falliscono, anche se raggiunge backup offsite, che sono i più estremi, l'ultima pezza della coda, quando immutabili, anche quelli sono protetti. La tua domanda dopo diventa quant'è che devo mantenere il backup dei dati? Ti rispondo per la mia parte, poi lascio la parola ovviamente ad Andrea e a Veronica. Per quanto ci riguarda, l'immutabilità ha una durata, no? Di per sé. Tu puoi decidere che quel file non può essere cancellato per X giorni, dopodiché generalmente i software backup lo cancellano. Quindi dipende molto dalla tua capacità di rilevare un problema. Se tu sei confidente di rilevare un problema entro 2 settimane, ti basta l'immutabilità di 2 settimane. Se sei confidente di rilevarlo dopo un mese, ti basta l'immutabilità di un mese. Se non sei in grado di avere una rilevabilità di un problema, allora il problema si fa grosso perché dovrai allungare questo periodo così da essere sicuro. Però insomma, magari Andrea ti risponde. Sì, io diciamo la cosa in questi casi che consiglio sempre è poi quella, oltre a quella che dicevi te Stefano, di la capacità di accorgersi del problema, oltre a questo c'è anche poi quella che è nel caso di problema, quanto storico è necessario all'azienda, che è un po' una cosa che avevamo accennato anche prima, cioè magari ci sono diverse casistiche. Noi la strategia che consigliamo è il backup. Diciamo che il drive image che consente un ripristino di tutta la macchina magari può essere fatto anche in archi temporali più lunghi, quindi magari è una cosa che va mantenuta un po' più tempo, ma poi viene rifatta sempre una volta al mese. Poi invece per i backup magari di database, eccetera, poi anche lì a seconda delle esigenze dell'azienda, la retention policy deve essere diciamo un po' più serrata, quindi più backup effettuati nel corso della settimana, anche a distanza di poche ore, magari, se la necessità è quella. Dipende molto dalla necessità dell'azienda, ecco, da quelle che sono le esigenze Sì. aziendali. Anche perché il caso si diceva frequente in cui io cancello un dato, no? Sostanzialmente, se non me ne accorgo subito, dopo quanto quel dato è ancora utile? Perché se dopo 2 settimane quel dato non è più utile perché nella mia azienda non si Esatto. utilizza, non ha senso conservare la copia per più di 2 settimane. Esatto. Esatto, quindi sicuramente comunque possiamo anche in questo caso approfondire magari sulle esigenze specifiche appunto di Davide appunto insieme. Benissimo, io direi che abbiamo sforato di 2 minuti, ma abbiamo recuperato i 2 minuti iniziali che avevamo perso, quindi siamo perfettamente nei tempi. Ringraziamo nuovamente tutti, veramente grazie per la calorosa partecipazione. Ringrazio anche i colleghi Andrea e Veronica, ovviamente, per l'organizzazione di questo, insomma, bellissimo webinar. E Grazie a voi. Grazie direi a che voi. ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie a tutti. Buona Ciao, buona giornata. giornata.